Buongiorno e bentrovati. Oggi voglio rispondere alla domanda di una di voi, che è stata fatta negli ultimi giorni, a proposito di come io batto la sella e per quale motivo bisogna battere la sella e com'è che funzionano le diagonali. Io ringrazio Lucia innanzitutto per la domanda, perché è una domanda estremamente interessante. A volte si dà per scontato delle cose banali, ma che banali poi dopo non lo sono, e quindi penso che possa interessare un po' a tutti. Adesso lo vediamo. Ho messo un paracolpo solo a Eros, proprio perché magari chi è un pochino più indietro di voi possa avere modo di vedere alcuni particolari in una maniera un pochino migliore, ma fra un attimo. Ok, allora, innanzitutto iniziamo a cercare di capire come avviene il movimento nel trotto. Il trotto si dice che è un'andatura con due battute, okay? Tre battute è il galoppo, due battute è il trotto e quattro battute è il passo. Cosa si intende per battuta? Quello che dice la parola, cioè quante volte si sente battere in terra con i piedi il cavallo, ok? Nel caso del passo si sente battere quattro volte, una volta per ciascun passo, okay, per ciascuna gamba. Mentre nel trotto si sente battere, se state ascoltando il trotto del cavallo senza guardarlo, sentite battere due colpi, una volta per una diagonale e una volta per l'altra diagonale. Cosa significa diagonale? Significa che nel trotto il cavallo batte insieme l'anteriore destro e il posteriore sinistro, e poi dopo al passo successivo l'anteriore sinistro e il posteriore destro. Quindi fa così, fa bump, 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 ok? Ecco perché si sente due colpi. In realtà sono sempre due gambe che battono in terra contemporaneamente, due zoccoli, ma lo fanno all'unisono e non si sente un colpo solo. Quello è il trotto, ok? Trotto. Diagonale, 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 diagonale. Le diagonali prendono il nome dall'anteriore, ok? Per cui se io sto dicendo diagonale anteriore, vuol dire che diagonale anteriore destra, vuol dire che il cavallo sta battendo l'anteriore destro, ovviamente insieme al posteriore sinistro. Diagonale sinistra, l'opposto, sta battendo lo zoccolo anteriore sinistro insieme ovviamente al posteriore destro. Cosa significa battere il trotto sulla diagonale? Vuol dire che io avrò una posizione, poi dopo vediamo, avrò una posizione particolare quando il cavallo sarà su quella diagonale. Quando si dice che il cavallo è sulla destra, si è detto prima, quando lui sta battendo con l'anteriore destro in terra e ovviamente anche il posteriore sinistro insieme all'anteriore destro. Se io voglio andare al trotto, posso andare al trotto in due maniere: o attraverso il movimento chiamato trotto seduto, oppure attraverso il movimento chiamato trotto battuto, ok? Vediamolo un attimino. Allora, trotto seduto. Praticamente io chiedo al mio cavallo di fare trotto e rimango seduto in sella, ok? Quindi non stacco praticamente il mio sedere dalla sella. Questo è il trotto seduto, ok? Quando io invece faccio il trotto battuto, faccio un trotto che una volta è seduto, una volta è alzato, cioè diciamo quando il cavallo colpisce in terra con, ad esempio, faccio un esempio, l'anteriore destro e il posteriore sinistro, quindi sulla diagonale destra, okay? Mettiamo che io sono seduto. Quando invece il cavallo batte in terra con la diagonale sinistra, quindi anteriore sinistro e posteriore destro, io invece in quel momento lì sono alzato, sono rialzato dalla sella, non sto tenendo il mio sedere sulla paletta della sella. Guardiamolo un attimo insieme, per cui vado di nuovo nel trotto, ok?
Quindi vado sempre intorno a questo birillo, così magari mi torna un pochino più semplice seguirmi, ok? Quindi vado di nuovo nel trotto e questa volta batterò la sella. Ok, questo è il trotto battuto. Perché? Perché una volta ero seduto, una volta ero alzato. Quando è che ero seduto? Punto di domanda. Ero seduto quando l'anteriore destro era in terra. Ok, l'anteriore destro è quello lì dove c'è il blu. Quindi quando il cavallo era sull'anteriore destro, sulla diagonale destra, quindi vuol dire che batteva con l'anteriore destro in concomitanza con il posteriore sinistro, io ero seduto e invece ero alzato quando lui aveva l'anteriore destro e il posteriore sinistro alzati. Quindi praticamente, per farla semplice, si dice che io ero sincronizzato con la diagonale destra. Ok? Quindi quando la diagonale destra era giù, io ero giù. Quando la diagonale destra era su, io ero su. Ovviamente per su si intende che ero staccato dalla sella. Veniamo alla domanda di Lucia. Lucia dice: te batti la sella, non batti la sella, perché si batte la sella? Allora, sì, batto la sella, come è normale che sia. Perché si batte la sella? Si batte la sella perché siamo più comodi per il cavallo, e in realtà, a dirla tutta, siamo più comodi anche noi. Ovviamente se il cavallo fa un trotto a una certa velocità, ok? Quando il cavallo fa un trotto molto lento, siamo comodissimi diciamo seduti, ok? Quindi facendo il trotto seduto si sta bene, non abbiamo, anzi diventerebbe uno sforzo doversi alzare abbassare. Io lì prima ve l'ho fatto vedere, però ero al limite, potevo farlo anche seduto, però ve l'ho fatto vedere battuto. Quando il cavallo comincia a fare un trotto un pochino più sostenuto, in quel caso lì si va automaticamente nel trotto battuto, e questo è indifferente se si sta montando all'americano o all'inglese, questo non ci incastra nulla, eh? Non è una questione di sella, è una questione proprio di come si monta, ok? Se no si apre un altro parentesi, non entro nel merito, però insomma diciamo vale per la stessa cosa, sia monta all'americana che monta all'inglese. Quindi si diceva, il trotto battuto va molto bene quando il cavallo comincia ad avere un certo impulso, una certa velocità, quando si dice sfalcia, quindi apre bene la forbice che c'è tra gli anteriori, ok? Per forbice, quando c'è gli anteriori, si intende che il cavallo quando apre, ok, spinge con questo e apre con quest'altro, sugli anteriori fa una forbice, no? Ok? Quindi quando quella forbice comincia a essere abbastanza aperta, si sta sicuramente meglio nel trotto battuto, e anche per la schiena del cavallo è molto meglio il trotto battuto, soprattutto se dovete fare ad esempio dei cavalletti a terra, delle barriere eccetera, fate il trotto battuto, non lo fate il trotto seduto perché gli date particolarmente noia. Per quale motivo si fa il trotto battuto? Si è detto ora, no? Ma poi si fa anche per un altro motivo. Si fa in una circostanza particolare, si fa perché il cavallo è più agevolato a fare bene la curva, e qui si entra nel discorso di diagonale. Bisogna stare sulla diagonale destra, bisogna stare sulla diagonale sinistra, perché bisogna stare sulla diagonale esterna? Allora, bisogna stare sulla diagonale esterna. Esterna a cosa? Esterna a un circolo, ok? Quindi se io sto girando a mano sinistra, quindi vuol dire che sto andando in senso anti-orario, perché alcuni magari non sanno cosa significa mano sinistra, significa in senso anti-orario. Se io sto girando a mano sinistra, io dovrò stare sulla diagonale esterna, quindi in questo caso la destra, quella dove ero social blue, laggiù il paracolpo blu. Se io invece vado a mano destra, dovrò stare sulla diagonale sinistra. Per mano destra si intende in senso orario, ok? Quindi, senso orario, devo stare sulla diagonale sinistra. In sostanza, si fa prima a dire, devo stare sempre sulla diagonale esterna al circolo, ok? E perché devo stare sulla diagonale esterna al circolo? C'è un motivo? Ok, allora, ve lo spiego con un esempio molto semplice. Se io vado a camminare, ok? Supponiamo che io vada a camminare in quella direzione, verso di voi, e a un certo punto voglio girare a sinistra, ok? Cosa faccio io? Cammino, ok, così, voglio girare di là, cosa faccio? Faccio perno su questo, grazie, ero stesso venuto dietro,
faccio perno sul mio piede destro e apro il mio piede sinistro e poi continuo a camminare da questa parte, ok? Poi voglio andare di nuovo di là, faccio di nuovo perno sul mio piede destro e apro il mio piede sinistro, ok? Questo è normalmente come camminiamo noi, ma è anche come camminano loro. Quindi se io sto sulla diagonale esterna, cosa succede per il mio cavallo? Che è tutto molto più semplice, perché quando io starò seduto e quindi il mio peso sarà concentrato sulla spalla del cavallo, perché comunque io sono spostato leggermente più avanti, no? Noi con la sella stiamo spostati leggermente più avanti rispetto, siamo un pochino sulle spalle al cavallo, no? Quindi cosa succede? Se io giro da quella parte e batto la sella quando questo anteriore qui tocca in terra, lui avrà la possibilità, perché siccome io metto il peso qua, avrà la possibilità di alzare questa spalla e portarla verso l'esterno. Dite voi, ma come metto il peso là? Sì, perché non basta solo stare giù quando io vado a fare il trotto battuto, ok? Io quando vado a fare il trotto battuto e vado in circolo, ecco che vado a mettere il mio peso laggiù. Qui vado a mettere il mio peso. Qui, ok? E questo lo vedete bene, perché se io voglio chiudere tanto il cerchio, ho bisogno di mettere ancora più peso qua per fare modo che Eros riesca a fare una girata più stretta, ok? Perché riesco a dargli un'agevolazione maggiore a alzare la spalla sinistra e entrare nella curva più stretta, ok? Questo non solo al trotto, ma anche al galoppo. Anche al galoppo, se avete bisogno di stringere tanto il cerchio, dovete ricordarvi di mettere il vostro peso su questa spalla qui, sulla spalla esterna, in modo da consentire al cavallo di essere più libero sull'esterna, sull'interna, e aprirla per entrare dentro bene, eh? Allora, esiste una diagonale giusta? Sì, si è detto ora. La diagonale è quella esterna al cerchio, ma se sono su un dritto, per esempio, su un dritto non c'è diagonale giusta. A volte si sente dire, ma te sul dritto hai sulla diagonale sbagliata. Non c'è, sul dritto non c'è una diagonale giusta o sbagliata. C'è solo il buon senso che ci porta a, se devo percorrere dei lunghi tratti, a cambiare la mia diagonale ogni tanto per evitare di andare a impattare sempre il mio peso sempre e solo da un lato del cavallo, ok? Quindi se magari sono fuori in passeggiata e sto facendo un tratto magari anche di un chilometro o due al trotto, cercherò di alternarmi. Ogni tanto magari faccio 100 metri da una parte, 100 metri dall'altra, 100 metri da una parte, 100 metri dall'altra. Allora si arriva all'ultimo punto: come faccio a cambiare diagonale? Domanda gigante che viene fatta tutte le volte. È relativamente semplice, basta capire un attimo il nostro movimento come avviene e lo capite velocissimamente. Vi faccio l'esempio, lo faccio vedere, okay? Allora, tanto cerco di andare un pochino più grande per avere un trotto un pochino più allungato, così lo vedete meglio, eh? Ok, allora, adesso sono sulla diagonale destra, mentre Eros fa le facce, come suo solito. Ok, guardate bene, adesso sono sulla diagonale destra. Cosa faccio? Faccio un... Vedete, vado su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, giù, su, giù, su, giù, su, giù. Sono sulla diagonale interna ora, vedete? E ora di nuovo faccio su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, 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 su, giù, su, giù, su. Vedete, sono sempre sulla stessa? Perché l'ho fatto due volte. Tac, tac. Ora l'ho fatto una volta sola e sono tornato di là. Tac, tac. E sono di nuovo sull'interna. Tac, tac. E sono sull'esterna. Ok? Quindi è relativamente semplice. Una volta che avete capito il meccanismo, si tratta semplicemente di una volta battere due volte il sedere nella sella. Pam pam.
e si rimane, si va, no, si rimane, si va sull'altra diagonale. Se lo faccio 3 volte come ho fatto lì, rimango sulla stessa. Quindi occhio, non lo fate 3 volte, dovete fare 2 volte, pam pam, e andate sull'altra diagonale. Ok? Quindi ricordatevi, i punti importanti di questo video da ricordare sono: la diagonale giusta è sempre quella esterna, non c'è una diagonale giusta quando siamo sul dritto, se non salvo il buonsenso di ogni tanto cambiare per dare un pochino di riposo da un lato all'altro del cavallo. Perché si fa trotto battuto? Perché è più comodo per il cavallo, per la schiena del nostro cavallo, ma anche per noi, soprattutto quando il trotto è un pochino con impulso, un pochino rilevato, ok? Se il trotto è lento possiamo stare tranquillamente a fare il trotto seduto. Altra cosa importante, come faccio a cambiare diagonale? L'avete visto? Batto 2 volte il sedere sulla sella e cambio diagonale. È importantissima la diagonale? Sì, è importantissima. Nei cerchi è importantissima, è sempre via via più importante a mano che il cerchio diventa più piccolo, l'abbiamo visto prima. Ultima cosa, quando noi facciamo una partenza al galoppo, noi dovremo chiedere che il cavallo faccia la partenza al galoppo quando noi siamo seduti, in modo che se stiamo girando a sinistra saremo sulla spalla destra e avremo l'anteriore sinistro, in questo caso rilevato, in modo che lui potrà continuare e entrare nella falcata del galoppo. Ricordatevi bene una cosa, che il comando non glielo posso dare quando sono seduto, ma glielo devo dare una battuta prima, perché quando io sono seduto è troppo tardi, ok? Perché quando da noi parte, ho toccato il microfono quindi sentirete fare bump bump, però quando da noi parte il comando non è che è immediato l'arrivo del comando al cavallo, Il cavallo lo recepisce, lo elabora e lo applica, ok? Quindi passa sempre del tempo, di conseguenza se io voglio metterlo nella condizione migliore dovrò dargli il comando un attimo prima, quando io poi sarò seduto lui lo eseguirà. Spero di avervi dato un pochino di informazioni e aver risposto alla domanda di Lucia. Una domanda interessante, grazie Lucia di nuovo per averla fatta, perché penso che questa cosa qua non tanti l'abbiano chiara, perché è una domanda che mi viene fatta spesso anche durante i corsi, anche durante le lezioni, e sembra una sciocchezza, no? Dice, ma questa è una cosa banale. No, non è affatto banale, Non è affatto banale. Qui si tratta di capire un po' la biomeccanica del cavallo e capire un pochino com'è che possiamo aiutarlo nei suoi movimenti, E vi ringrazio tantissimo per avermi seguito nel video fino qui. Se vi interessa, molti di voi lo sanno di già, però nella sezione abbonati che vedete qui sotto potete accedere a tanti video, adesso cominciano ad essere veramente tanti anche lì, video specifici di freestyle e di liberty, ok? Oltre anche a approfondimenti particolari sull'online, eccetera, eccetera. E sono video un pochino più di livello alto, per cui se vi piace andare avanti in questo programma qui e magari vi stuzzica un pochino l'idea di avere maggior supporto, di avere maggiori informazioni, eccetera, potete abbonarvi, costa una bischerata, aiutate il canale a rimanere in vita, perché i video come questo, definiamoli free, ok, disponibili a tutti, sono fatti grazie ai quasi 200 abbonati che attualmente, ad oggi, a settembre del 2021 ci sono e che ci seguono nel nostro sviluppo di questo canale. È un anno, è un anno da quando abbiamo aperto il canale in abbonamento, io e Simona siamo veramente molto contenti che ci siano persone così addicted, come si dice nell'informatica, che sono veramente vogliose di imparare e di andare avanti in questo programma, che è veramente un programma meraviglioso. Chi lo studia ve lo può dire, non dovete farvelo dire da me, che ovviamente io sono di parte. Se invece avete bisogno poi nel vostro percorso di maggiori approfondimenti, sappiate che esiste anche un programma di distance coaching di cui potete trovare tutte le informazioni e anche un video esplicativo, per cui non mi porterò avanti qui a spiegarvi tutto come funziona. Lo potete trovare nel mio sito web, matteoniorsenship.com, oppure se non vi piace tanto le parolacce in inglese,
scrivete equitazionenaturale.info e ci andate lo stesso, puntano tutte e due al solito posto. Entrate lì dentro, in cima, lassù a destra c'è scritto support e poi distance coaching. Nel distance coaching, nella pagina di distance coaching, ci è spiegato tutto come funziona. Potete accedere a delle lezioni private, one to one, e andare magari a mettere a posto e, diciamo, sviluppare, migliorare alcuni aspetti di quello che, su cui state lavorando. Ci sono già tanti che hanno scelto questa cosa, alcuni di questi hanno conseguito i livelli ufficiali consegnati da Parelli attraverso le lezioni in distance coaching, per cui posso diciamo, stabilire con fierezza che funziona, ovviamente non funziona per tutti, non è che è una cosa che è la panacea di tutti i mali, però molti hanno tratto dei grandi vantaggi. Io all'inizio ero un pochino dubbioso, ero abbastanza fiducioso, perché non è un'invenzione mia, non è un'invenzione di Sergio, io l'ho fatto seguendo un pochino la scia di alcuni miei colleghi americani, che su queste cose loro sono molto avanti, e devo dire che sono molto soddisfatto, e spero anche coloro che mi seguono attraverso il distance coaching. Se invece volete qualche cosa di più, non vi resta altro che iscrivervi a un corso dove magari ci vediamo di persona, portate il vostro cavallo, che è sempre bello, e lavoriamo magari sulle cose un pochino più specifiche, oltre che al programma del corso, magari anche sui vostri problemi specifici. Volete sapere quali corsi partecipare, quando ci saranno? Andate sul mio calendario, sempre nel solito posto che vi dicevo prima, entrate, corsi Parelli, lassù in alto lo vedete bello scritto, e c'è l'elenco sul calendario di tutti i corsi che sono in programma da qui fino a quest'anno. Poi quelli dell'anno prossimo li metto tutti insieme quando si arriva un pochino più vicino a Natale. Grazie di avermi ascoltato di nuovo, il solito pippone finale, e noi ci vediamo al prossimo video. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me, for I pass out. I'm